Eccoci qua, perché il personaggio che sto per incontrare è una donna che tutti, ma davvero tutti, conosciamo da quando aveva 3 anni. Ora è una donna, una bella donna, con una bellissima voce, ma sembra rimasta una bambina. Ci ha fatto crescere con le sue canzoni e sono molto orgogliosa di averla qui oggi perché è la prima volta che si racconta veramente. È qui con noi all'Italia sul 2 Cristina D'Avena! Le note di Kiss Me Licia, mamma mia, che ricordi. Che anno era Kiss Me Licia? Guarda, gli anni 80, quindi 86 più o meno. Già 20 anni, le ho seguite tutte le puntate. Lasciamo perdere, infatti, perché sono tanti anni davvero. Io ti ringrazio per essere venuta qui oggi, per aver accettato il nostro invito, perché so che tu sei un po' restia a parlare di te. Un pochino. E quindi il fatto che tu abbia accettato di venire qua ci fa molto piacere. Cercheremo di essere il meno indelicati possibili. Okay. Sarà una bella chiacchierata tra amici, sentiti pure a casa tua a tuo agio. Grazie. Perché non racconti mai nulla della tua vita? Perché sei così restia? Ma perché fondamentalmente io sono veramente un pochino timida e quindi mi racconto poco, però magari con te, chissà. Molto bene, queste sono belle notizie per chi fa il nostro mestiere. Allora, prima di presentarti gli ospiti che ci faranno compagnia, con cui parleremo di te, della tua vita e della tua lunghissima e felicissima carriera, ci dobbiamo fermare per un paio di minuti di pubblicità. Maestro Righello, può continuare con Kiss Me Licia? Grazie, maestro! E ci vediamo tra poco! Grazie, maestro! Alessandra Piano, buon pomeriggio. Daniele Interrante, ben ritrovato. Andare via, allora un fuori programma, diciamolo subito. Però vedendo che ospite c'era, io conosco, penso, il 90% a memoria delle tue sigle televisive e con i miei amici dibattiamo. Ti ricordi come faceva la sigla di quel cartone, e dopo nome? Allora facciamo il quiz. Però è vero, non siamo in diretta e quindi... Non doveva essere nostro ospite, visto che c'eri tu, ha voluto rimanere. Grazie. Pensa quanto sei amata anche dai ragazzi giovani. In collegamento da Roma, un altro bel ragazzo giovane, il professor Alessandro Melucci. Una volta. Allora Cristina, cominciamo un po' dall'inizio. Come è cominciata la Cristina dal punto di vista professionale? Allora, io ho iniziato più o meno a 16 anni. Tu considera che sono stata nel piccolo coro dell'Antoniano per tantissimi anni. Quindi ho iniziato a 3 anni e sono rimasta fino all'età degli 11 anni. In preda ad una crisi isterica perché non volevo abbandonare i miei amici, perché a 11 anni si va praticamente in pensione, così si diceva. E quindi dovevamo veramente abbandonare il piccolo coro, basta, non si poteva perché si diventava grandi, più alti, insomma, quindi non si poteva rimanere. E invece che è successo? È nata mia sorella, quindi dopo 10 anni i miei genitori hanno messo al mondo un altro bambino, io felicissima. Ho detto, perché non facciamo anche entrare mia sorella Clarissa? Insomma, morale della favola. Anche mia sorella è entrata nel piccolo coro e quindi io continuavo ad andare nel piccolo coro, al piccolo coro dell'Antoniano, a seguire le lezioni. Quando negli anni 80 le reti Mediaset dovevano praticamente imbastire la televisione dei ragazzi con i cartoni, cercavano una voce femminile per interpretare le sigle, le prime sigle dei cartoni animati. Considera che anche per loro era un esperimento perché non sapevano che cosa poteva succedere, per cui chiamarono all'Antoniano e chiesero quale bambina tra tutte le bambine del piccolo coro poteva essere adatta a partecipare, cioè a cantare. E loro hanno detto ce l'abbiamo, e lei è la D'Avena. Cioè Cristina. Tu hai cominciato dato con Bimbo Pinocchio, Bambino Pinocchio e i Puffi, insomma, che ti hanno dato grandissimo successo. Adesso però torniamo un po' indietro, torniamo proprio agli inizi. Vogliamo vedere, lo so che tu l'avrai visto migliaia di volte, ma a noi fa sempre tanta tenerezza quando lo rivediamo, il filmato proprio che ti riguarda, dello Zecchino d'Oro, in cui avevi un microfono che era gigante, più grande di te, ti nascondeva quasi. Guardiamolo insieme.
che è stata qui all'Antoniano, ha imparato a dire la R. Prima diceva, quando è arrivata diceva il valzel del moscelino. Adesso sentite come dice, fai un po' sentire. Il valzer del moscerino. Valzer del moscerino canta? Come ti chiami? Cristina D'Avena. Beppone russava nel grande giardino e sul suo nasone volò un moscerino. Il vento suonava un bel valzerino, così il moscerino si mise a ballar. Cantare, avresti voluto giocare con le bambole come facevano tutte le tue coetanee? Ma a me piaceva cantare, nel senso che comunque cantavo sempre e quindi per me cantare era così come giocare in realtà, per cui mi divertivo moltissimo, però ecco, ero veramente piccola. Senti Alessandra, che effetto ti ha fatto rivedere Cristina così piccola? Ma intanto mi sono ricordata che io questo valzer del moscerino me lo ricordo da bambina, cioè io non ho i ricordi di Daniele, quindi sono un po' più vecchiotta. E poi vabbè, è tutta la storia di Cristina che dal mio punto di vista, che scrivo romanzi, è strana, no? Perché lei ha avuto questo successo enorme quando era ragazzina e quindi ha vissuto un successo da star, da donna, da ragazzina, e adesso che è una donna forse è un po' condannata a questa immagine di eterna ragazzina, insomma comunque di successo legato a questo, quindi poi mi incuriosirebbe sapere da te come vivi un po' questa contraddizione. È un personaggio, sarebbe bello fermare il tempo e rimanere, è un po' un personaggio per tutti, da fiaba. Guarda, sì. Solo per Cristina. Per sì. Tutti, vero? Decisamente sì. I Puffi, quando hai cantato i Puffi, quanti anni avevi? Sempre più o meno 17, 17 anni e mezzo, 18, insomma era più o meno gli anni... Ecco, come ti vedevano i tuoi coetanei? Ma considera che io facevo il liceo, quindi insomma mi guardavano in maniera strana. Io sinceramente non mi rendevo conto di quello che stava succedendo perché cantavo queste canzoni, certo. Ma in realtà non ero Cristina D'Avena, ero Cristina, per cui andavo a scuola, andavamo fuori con gli amici, eccetera. E mi canticchiavano sempre la canzone dei Puffi, in vari modi, perché ovviamente sai, certo. Puffi, Puffetta, è arrivata la Puffetta, Puffi, Puffetta, però io alla fine rimanevo così perché io cantavo queste sigle, ma non essendo un personaggio ancora, lo vivevo così come un qualche cosa, un gioco, un hobby, una situazione che mi capitava così per caso, tanto per, ecco. Senta, professor Meluzzi, è arrivato il successo prestissimo a Cristina, è vero, ha cominciato a 3 anni, poi il vero successo è arrivato con i Puffi. Certo, fa diventare grandi prima, probabilmente, un successo così precoce. Ma più che diventare grandi, secondo me, il successo, quando è davvero un grande successo un artista, è un po' come se fermasse il tempo. Allora, Cristina D'Avena è rimasta quel momento del suo successo, ma è successo anche ad altri grandi artisti. Morandi è rimasto quello del fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Gino Paoli invece era vecchio già da giovane, infatti adesso sembra della stessa età di quando aveva 20 anni. Cioè gli artisti secondo me rimangono nell'apice del punto massimo della loro creatività. Lei poi beneficia di un altro fenomeno secondo me, che è quello dell'età delle fate, come Mary Poppins. Le fate non possono invecchiare perché stanno fuori dal tempo e quindi rimangono in quella specie di dimensione fatata che le fa essere al di là del tempo. È stato così, credo, anche per una sua grande maestra che ho intravisto in quei filmati, che era Marielle Ventre, a cui si deve tutta la grande esperienza, tutta la grande esperienza dell'Antoniano di Bologna. È arrivato il primo amore, quello che ti ha fatto perdere la testa e battere il cuore. Ha fatto perdere proprio la testa. Ah, sì? Sì, perché non mi voleva. Cioè, il mio primo grande amore non mi voleva. Non era corrisposto. Ma no, cioè, ho veramente fatto di tutto, ma veramente facevo di tutto, nel senso che lui amava le sue moto, perché lui amava la moto da trial. Sì. Eravamo nella stessa compagnia, per cui lui
usciva con la sua moto, io immediatamente mi catapultavo con tutte le mie... Ah, sono arrivata! Niente, cioè non mi calcola... Ah, sei arrivata? Dico sì, sono qua. E niente, insomma, non mi ha mai calcolato. E ho sofferto tantissimo. Perché quando poi, ovviamente, come accade sempre, no? Un bel giorno io ho detto, beh, adesso basta, non lo voglio più, è arrivato lui. E ovviamente io, orgogliosa, dai, ho detto no, basta. Hai detto no. Adesso. Però mi ha fatto molto, molto soffrire questo ragazzo. Molto soffrire sì. In amore, ma tanto successo poi con Kiss Milicia. Non me ne sono persa una, te lo voglio dire, non mi vergogno a dirlo perché Daniele, dimmi. Se non ricordo male, sbaglio, iniziava un giorno di pioggia. Andrea e Giuliano incontrano Licia per caso. Bravo Daniele! E poi se ne fai vedere altri, te li inizio tutte. Sta acquistando punti il ragazzo, devo dire. Senti Cristina, a proposito di Kiss Milicia, il regista era Stefano Vicario. Ah, grande. Che ci ha parlato benissimo di te. Vogliamo andare a sentire che cosa ha detto alla nostra Simona Giacomelli? Ma io me la ricordo come una ragazza piena di gioia, divertentissima da avere sul set, perché comunque era una persona che comunicava allegria, spontaneità, ma era una grandissima professionista, cioè era una ragazza che provava, si metteva lì all'americana, cioè non mollava mai. Quindi se aveva un difetto era proprio quella di stare sul pezzo, come si dice nel nostro gergo, quindi stare sempre attaccata al lavoro e non concedersi mai una pausa fino alla fine dell'orario di lavoro. È una persona estremamente gentile d'animo, una persona carina, tenera, che sa... non ha mai atteggiamenti divistici, quindi lavorarci è stato veramente un piacere. Un consiglio per Cristina? Ma io non so se sono in grado di poter dare consigli a Cristina, però mi piacerebbe che restasse quella che era, cioè un'eterna ragazzina. Amore! Guarda! Daniele! No! Mio marito! Mio marito, Mirko ti dei presento Vibe. Mio marito, sì, Mirko dei Vibe. E poi c'era Satomi, che era la mia passione. Beh, insomma, Satomi, lo so, bellissimo, chi non ha amato Satomi. Senti, ha ragione quello che dice Stefano Vicario. Guarda, è vero, noi lavoravamo tantissimo e io non mi fermavo mai. A me piace, non dico, non sono una perfezionista, ma quasi, cioè, quindi mi piace seguire tutto con molta attenzione. Sei insicura sul lavoro? Sì, abbastanza. Sulle cose che so fare sono molto molto sicura. Per cui, non so, quando canto, quando devo fare degli show, sono sicura. Su cose che magari, ad esempio, ballare, so ballare un po', sì. Non sono una grande ballerina, per cui non sarei molto sicura. Però, insomma, e in amore? Ma in amore abbastanza. Sei una che si butta o sei una che si tiene? Come... Non sono un'intraprendente, cioè non sono una che si butta proprio a capofitto. Diciamo che guardo un po', se parliamo di amore, sì, guardo un po' le mosse prima. Cioè, mi piace osservare, mi piace capire bene, mi piace guardare bene le persone negli occhi per poi buttarmi magari o capire se ne vale la pena. Quando capisci che è la persona giusta però ti butti? Sei una... Mi piace, sì, mi piace andare. Magari poi farmi capire, sì, questo sì. Alessandra, te l'aspettavi così, Cristina? Uno si fa un'idea, no, di un personaggio che magari non incontra mai. È una bella poi sorpresa, lo vede, certo. Perché di solito quando non conosciamo i personaggi pubblici ci piace un po' malignare, no? Allora, siccome lei ha questa immagine così dolce, sentire le parole di Stefano Vicario, che è un regista che ha lavorato con tantissimi artisti, quindi ha le idee chiarissime, che dice è gentile d'animo, penso che sia il più bel complimento, cioè quando c'è corrispondenza fra un successo che è legato alla dolcezza e realtà. Io ero solo curiosa di una cosa, perché sì. Prima il professor Meluzzi ha fatto questo esempio di Morandi. Morandi, per esempio, a un certo punto si è fermato, no? Ha studiato, conservatorio, cioè dopo il grande successo, siccome veniva identificato sempre come un eterno ragazzo, si è reinventato ed è rimasto anche lui un eterno, certo, ragazzo, però reinventandosi. Mi chiedevo se Cristina non ha le chance per potersi, non dico fermare, ma tentare un passo nuovo, no? Come cantante, come donna, come... Ma io sto ovviamente continuando la mia carriera perché... Continuo a cantare sigle ancora adesso, perché gli ultimi cartoni animati sono appunto i cartoni animati della nuova generazione. Io più che reinventarmi mi voglio magari perfezionare, cioè
Ad esempio adesso ho un gruppo che suona con me, per cui facciamo grandi concerti, veri e propri concerti, veramente cantando tutte le canzoni dei cartoni animati, riarrangiate con un pubblico adulto, perché non sono più i bambini ma sono i ragazzi che vengono a vedermi. Per cui mi piace magari sorprendere e farmi conoscere anche in altre vesti nuove magari. Daniele, la tua canzone preferita di Cristina D'Avena? Beh, per ricordi e per analogie, da ragazzi, quando ero piccolino avevo una fidanzatina che giocava a pallavolo. E quindi quando avevamo l'ora di ricreazione di educazione fisica ci allenavamo e diciamo che eravamo mille sciro, e quindi mille sciro è rimasta. Certo, due cuori nella pallavolo, noi volevamo essere due cuori a scuola e quindi è rimasta, e me la ricordo tuttora. Te la ricordi? Certo. Mille sciro è veramente una allora canzone. Guarda, adesso io mi metto vicino a te, Daniele, la cantichiamo insieme, perché non puoi non proporcela qui, certo, all'Italia sul 2 oggi. Mille sciro, Cristina D'Avena con Sorpresa. Ok. Cantala, Daniele. Tutti fanno i cori, veramente, una delle canzoni veramente più famose. Che bella, vero, sorpresa, grazie. Grazie, permesso. Con permesso, ti accomodi. Io mi devo, sì, grazie. Ok, che bello, senti, che bella sorpresa. È veramente strano vederti cantare, sentirti cantare canzoni per bambini. Ma io ho un repertorio trasversale, per cui parto dalle canzoni della D'Avena per arrivare poi agli U2. C'è mai stato un momento in cui hai detto chi me l'ha fatto fare, smetto? No, perché io amo quello che faccio, credo in quello che faccio, ho sempre creduto dall'inizio, e è un mondo che mi appartiene, forse perché io sono così veramente un po' bimba nel mio cuore, e quindi mi piace condividere con il mio pubblico questa bellissima strada, che condivido ormai da tantissimi anni. Quest'anno festeggio 25 anni di Caspita. Carriera, non sono pochi. Caspita, e veramente ho tante generazioni che mi seguono, appunto, dai tempi di Kiss Me Licia, di Mille Sciro, di Memole, di Pollon, e ce ne sono Mamma veramente mia. Tante. Io da 15 anni mi pongo una domanda, scusa, può essere anche indiscreto, ma le edizioni e la SIA delle canzoni che cantavi sono tue? No, no, non sono mie. Non sono mia, perché le edizioni sono della casa discografica. E la SIAE, io non scrivo le mie canzoni, ne scrivo poche, per cui non so. Mi hai tolto una domanda ricorrente, proprio sì, ogni volta che sentivo una canzone mi chiedevo, perché tutti i giorni, per 15 anni, 20 anni. No, infatti, abbiamo ascoltato. Infatti noi dell'ambiente, diciamo, musicale,
non per bambini, ma normale, eravamo invidiosissimi delle vendite della D'Avena, perché lei veramente faceva delle vendite, certo, straordinarie, anche in momenti di crisi delle vendite del disco, lei invece era sempre ai primi posti, perché chiaramente aveva una sua nicchia, chiamala nicchia, il bambino, veramente inesauribile, quindi sei sempre stata molto così apprezzata da noi, perché sapevamo la fatica che si faceva a vendere i dischi, invece dovevi un mercato aperto. Secondo me poi non era un mercato solo per bambini, c'era, vero? Era un mercato. No, ma anche perché sì, è vero che erano i bambini a comprare, sì, i dischi, però... ma alla fine diventava una vera e propria, cioè c'è chi colleziona davvero, certo, sigle, certo, di cartoni animati da sempre. Per cui i miei Fivelandia fanno veramente parte di una collezione, e chi è un vero fan, non parliamo solo di Cristina D'Avena, ma proprio anche fan dei cartoni animati, deve avere certe canzoni, perché fanno veramente parte di una collezione. Sicuramente, ho una sorpresa per te, Cristina. Siamo andati a intervistare un tuo amico, una persona molto amata dal pubblico e che ti vuole molto bene. Sentiamo di chi si tratta. Cristina. Ma quanto tempo è passato? 10 anni. Eppure siamo stati insieme 3 anni in una delle più grandi trasmissioni televisive di tutta la televisione italiana. Non ti ricordi? Ma tu non devi cantare più 44 gatti in fila per due o Similia. Devi cantare quelle canzoni che cantavi in privato, sotto la doccia, quando cantavi Je t'aime, moi non plus. E poi devi cantare come Whitney Houston, le canzoni più sexy di tutto il panorama musicale italiano. Ed è per questo, per farti fare questo, che ti dedico una cosa molto particolare. Questo è il re. Ma c'è molto di più, mia cara, se io soffio sul re, perché non posso che produrre quella che tu sei, ovvero una vera e propria regina di cuori. E naturalmente, se sei una regina di cuori, non posso che dedicarti tutta una lunga collana di baci. E questo qui è il prossimo. E ricordati, je t'aime, moi non plus. Ciao, Cristina! Ci vediamo, ma eravamo grandi, cioè siamo grandi amici e abbiamo lavorato molto bene insieme, una veramente una carissima persona, ci siamo fatti di quelle risate incredibili. Immagino, deve essere una persona molto, molto simpatica, molto e carina, sensibile. Hai trovato l'amore, Cristina? Sei innamorata? Sono fidanzata, sono fidanzata e sto bene, quindi... Sì. Diventi rossa, ogni volta che ti faccio una domanda un po' più privata diventa come... Ma secondo me è il caldo, ma no, guarda che è questo caldo che... Senti, ti piace di più corteggiare o essere corteggiata? Ma dipende, sai, perché a me piace molto anche corteggiare, ah, o chiamiamolo sedurre, proprio perché ti dicevo, a me piace molto capire le persone, no? E quindi faccio di tutto per capire, non so, da uno sguardo, da un atteggiamento. Quindi sei una che fa il primo passo, eh? Sei, sì, una che si butta un pochino. Faccio magari capire quando ovviamente... Ma nell'intimità lo chiami puffettino mio? Ma dai, fai! No. Ma... Certo, cioè come... E infatti mi chiama la mia puffetta e io ovviamente per forza devo dire puffettino mio. Orgogliosa di questo, tra l'altro. Che armi usi per sedurre un uomo? Lo sguardo, il sicuramente, gesti. Sicuramente lo sguardo, il sorriso, credo che la prima cosa sia proprio la comunicazione attraverso un sorriso, uno sguardo, un atteggiamento, non bisogna essere né troppo spavalde in realtà e né troppo timide, per cui una via di mezzo, io cerco insomma di farmi capire soprattutto guardando e sorridendo a una persona. Ti piaci come donna? Ma insomma io vorrei essere un po' più magra. Cioè, mi sento un po' cicciottella. E per quanto riguarda la tua anima, ti piaci? Ti senti una donna, come ti posso dire, sensuale, una donna sexy? Oppure ti senti un'eterna sexy bambina? Sexy è una parolona. Penso di essere una persona sicuramente molto dolce, una persona ma sensuale, sexy lo faccio dire agli altri, cioè io credo di essere soprattutto una persona molto dolce, una persona molto disponibile, una persona che ama stare con gli altri, con la gente, quindi io mi sento soprattutto, ecco, è una persona semplice e quindi forse anche questa semplicità mi ha aiutato a rimanere sempre un po' con i piedi per terra con e i piedi ad per andare terra avanti. Però Cristina, oggi ti piacerebbe diventare mamma? Tu non hai molto, mai avuto dei figli? Molto, no, non ho mai avuto figli. Colpa della tua carriera?
Sicuramente la mia carriera mi ha assorbito moltissimo, anche perché questa è stata veramente una carriera dall'inizio molto impegnativa, cioè ho investito molto su di me, per cui ho iniziato con le canzoni, poi ho fatto i telefilm e tanti, ne abbiamo fatte tante, abbiamo fatto circa 8 serie di telefilm, che non sono poche. Certo. E poi ho condotto tante trasmissioni, continuavo a fare cartoni animati, concerti. Rimandato. E allora purtroppo tu dici sempre, ma ho tanti anni davanti, no? Arriva a un certo punto che dici, aspetta un attimo, che forse tanti anni non ne ho più, per cui poi ti trovi veramente davanti ad un muro e dici, adesso devo scegliere. E sicuramente questa è una cosa che mi dispiace un po', avrei preferito magari aver fatto un bimbo da giovane, da ragazza, però purtroppo non è capitato. Senti, nell'intervista che tu hai rilasciato alla nostra redazione mi ha colpito molto una cosa. La domanda era, convivi? Ho detto no, io vivo ancora con i miei genitori, però ho convissuto con la mia guardia del corpo. No, aspetta, aspetta. Allora, iniziamo così. Io ho iniziato a lavorare appunto da giovanissima, sì. Quindi avevo 16-17 certo. anni. Una ragazza a Milano da sola, insomma, papà. Gelosissimo della figlia femmina, certo. Ti puoi immaginare, no tu no tu, ma dico papà a me devo andare a fare, no tu no tu no, e di che cosa faccio allora, con chi vado? Mia madre non poteva andare, allora mio padre è medico, per cui mia madre doveva aiutare e mio padre, e quindi ha pensato bene di affiancarti la guardia una persona del corpo, che è poi in realtà, che è poverino non c'è più, un signore, un ex, un paziente di mio papà che era un ex carabiniere a cavallo, amico di mio padre, diceva tu devi prenderti mia figlia, e quindi non ho convissuto con lui, ma devo dire che per veramente tantissimi anni della mia vita io ce l'avevo dietro e non era possibile. Io lo guardavo e dicevo, ma Giuseppe, ti prego, allontanati. Allora, vieni qua con me, prendi il tuo microfono, perché come tu sai, io ho due bambini, sì. Matteo e Francesco, che ti adorano. E mi hanno detto, mamma, non ti facciamo tornare a casa se non canti i Puffi con Cristina D'Avena. Li giusto, bravi, bravi, bravi. Va bene, facciamo. Grazie, ecco, accontentati. Hai visto, Puffetta? Non lo so, gli strani ometti blu, solati su per giù, 2000 o poco più. Noi tutti siamo così, noi siamo tutti blu, buttiamo su per giù, 2000 e poco più. Vivono via da qui, nell'incantata città, e riparata dalla selva, dal deserto, dai monti e dal mar. E via dalla città. Amici hanno già, e senza esitar, li vanno a trovar. Ma c'hanno i nemici, Gargamella. Ma hanno anche dei nemici, Gargamella il mago e il suo gatto Birba. Maledetti Puffi, via! E vi ridurrò il pure! Sono vestito di blu, quindi non sono fuori luogo, non sono fuori luogo. Grazie mille a Cristina, grazie a mille a tutti i nostri ospiti, se Roma, grazie professor Meluzzi, Roma. Ci vediamo domani. A domani alle 14 per Italia sul 2, grazie. Meluzzi sì, sembra un po' il grande Puffo, vedi, bianco in questo momento.